Sì, per essere ancora qui, per essere tornati al FLEP anche oggi o per esserci venuti per la prima volta. Abbiamo l'onore e la fortuna di poter presentare oggi, parlarvi di questo libro che si chiama La Bionda e il Bunker, scritto da Yakut Ali Kavazovic, che è una scrittrice francese, quindi per la prima volta al FLEP apriamo un po' anche ai confini, apriamo i confini dell'Italia a un autore straniero, e sono molto contento che si tratti di Yakuta, perché La Bionda e il Bunker, che è stato tradotto e pubblicato per 66 and Second, è un libro di bellezza rara, è un libro molto importante che è capitato in Italia grazie a un colpo di genio probabilmente, perché è molto difficile che si vedano da queste parti libri così, così particolari. Ieri sera parlavo con un mio amico che è seduto lì tra di voi e parlavamo di libri che, di cui è impossibile riassumere la trama. Cioè, quando io dico a qualcuno ho letto questo libro, è fantastico, però poi ho molta difficoltà a spiegargli di cosa parla. La Bionda e il Bunker è un esempio di questo. E personalmente, per quanto riguarda i miei gusti letterari, personali, si tratta di un pregio incredibile. Se si chiedesse a qualcuno di riassumere la trama di, non so, Casa di Foglia di Danieleschi o Locus Solus di Raymond Roussel, sfido chiunque a non provare imbarazzo e difficoltà, eppure si tratta di capolavori che fondano la loro grandezza proprio su questa complessità. Stasera abbiamo qui Francesca Lenti e Serena Talento, che ci aiuteranno a porre alcune domande a Yakuta, grazie anche al preziosissimo e insperato aiuto di Francesca Ciarcianelli. Yakuta è qui da una settimana e mezzo, ma circa una settimana e mezzo, ma siccome è un genio ha già imparato a parlare in italiano, quindi proviamo, anzi lei è bravissima, a fare questa presentazione con lei che parla in italiano, però c'è naturalmente l'aiuto da casa, che è Francesca che ci aiuta, e adesso introduco le letture che faranno Yakuta in francese e Francesca in italiano del libro, dell'inizio proprio, che è una chiave importante per entrare proprio nel libro e nel senso del libro. Buonasera a tutti. Io sono timida, ho un po' vergogna, anche paura di parlare italiano, so. Primo, francese. La collection. Dans les publications assez rares qui en font mention, la collection Castiglioni est souvent décrite comme éphémère. Le mot est mal choisi. Certainement, elle est fugitive, voire fuyante, si tant est que ces termes puissent s'appliquer à une collection d'art. Dans l'annexe d'un essai, non daté, non paginé, elle est qualifiée par l'auteur, un certain N. Chimansky, de caduque. Même en s'en tenant à la stricte définition botanique, le terme est impropre. En aucun cas, la collection n'est temporaire, ni fugace. Elle est, en revanche, dérivante. La collection a deux surnoms. L'un est répandu parmi les connaisseurs, l'autre, plus secret, n'est employé que par les rares personnes sachant réellement de quoi elle parle. Certaines y auraient eu physiquement accès, ce sont les plus réticentes à l'évoquer. Il s'agit d'une poignée d'individus, tout au plus, dont plusieurs ne sont plus en pleine possession de leurs facultés. La première fois qu'il entendit cet alias, l'homme qui la cherchait crut s'être dévoyé, quand, en réalité, il approchait plus que jamais du but. Il faillit ne pas s'apercevoir de sa méprise. Il faillit revenir sur ses pas. Lorsqu'il entendit le premier des deux surnoms,
Il cherchait la collection Castiglioni depuis 3 mois. Auparavant, comme la plupart des gens, il en ignorait jusqu'à l'existence. Un notaire parisien le réveilla un matin pour l'informer qu'il avait été couché sur le testament d'un précédent employeur. Premier mort de l'histoire. Après s'être satisfait de la vérification complète de son identité, « Mais vous pouvez m'appeler Gray », avait dit Gray. Le notaire détailla le point. Gray héritait d'une ligne. Il pensa au départ que c'était une façon de parler. Mais non. L'avoué n'avait pas coutume de jouer avec les mots. Gray héritait d'une ligne. Dans le document, par ailleurs incontestablement valide, rédigé par le testateur, le mort lui-même, avec une précision maniaque et une connaissance inquiétante, presque surnaturelle du genre, il était littéralement interpellé. Ou était-ce une erreur ? Quoi qu'il en soit, il était mentionné à la fin d'une longue liste de récipiendaires. À ma fille Estella, à ma première épouse Anna. Ces dispositions tombaient sous le coup du secret professionnel, mais le notaire, qui en avait pourtant vu d'autres, avait été si troublé par un point en particulier qu'il en fit part à Gray, alors même que cette indiscrétion ne lui ressemblait pas. Il lègue les murs à l'une et les sols à l'autre. Il faudra tout arracher. Du si beau marbre, du si beau bois. Mais qui fait cela ? Il était visiblement ému de ce vandalisme gratuit, de ce démembrement pervers intimé d'outre-tombe. C'était tout à fait dans l'esprit du défunt, estima Gray. Omission ou parti pris, la ligne qui lui était léguée ne respectait pas la structure habituelle. Gray, elle prétendra avoir tout détruit. Elle mentira. Je ne suis pas sûre d'en savoir plus. Collezione Castiglioni. Gray se sentit interpellé. Il sut immédiatement de quoi le mort l'entretenait. Au reste, cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas gratifié d'une phrase complète, leurs échanges vers la fin tenant de grognements ironiques et de regards sournois. Gray prit sa ligne d'héritage, ou son héritage d'une ligne, ce qui revient au même, et quitta la ville. Ve lo leggo in italiano. La collezione. Nelle pubblicazioni, piuttosto rare, che ne fanno cenno, la collezione Castiglioni è spesso descritta come effimera. L'aggettivo è infelice. La Castiglioni è, senza ombra di dubbio, fuggitiva, addirittura sfuggente, ammesso che i due termini si addicano a una collezione d'arte. Nell'appendice a un saggio, non datato e senza numero di pagine, l'autore, un certo N. Szymanski, la definisce caduca. Anche attenendosi alla mera accezione botanica, il termine è improprio. La collezione non può in alcun modo dirsi temporanea, né tantomeno fugace, è piuttosto erratica. La collezione ha due pseudonimi. Il primo circola tra gli intenditori. L'altro, più segreto, viene usato solo dalle rare persone che sanno davvero di cosa parlano. Pare che alcuni l'abbiano vista con i propri occhi. Sono i più restii a citarla. Si tratta, tutt'al più, di una manciata di individui, non tutti nel pieno possesso delle loro facoltà. La prima volta che si imbatté in quell'alias, l'uomo che la stava cercando credette di essere fuori strada, quando in realtà non era mai avvicinato tanto all'obiettivo. Rischiò di non accorgersi dell'errore, rischiò di tornare sui suoi passi. Erano 3 mesi che la cercava quando udì il primo pseudonimo. Prima di allora, come la maggior parte delle persone, ne ignorava perfino l'esistenza. Una mattina fu svegliato da un notaio parigino che lo informò che era stato inserito nel testamento di un suo ex cliente, primo morto della storia. Dopo essersi scrupolosamente accertato della sua identità, «Mi chiami pure Gray», aveva detto Gray, il notaio gli illustrò il punto che lo riguardava. Gray ereditava una riga. All'inizio pensò che fosse un modo di dire tutt'altro. Il pubblico ufficiale non aveva l'abitudine di giocare con le parole. Gray ereditava una riga. Nel documento, peraltro incontestabilmente valido, redatto dal testatore, il morto in persona, con una precisione maniacale e un'inquietante, quasi sovrannaturale conoscenza della materia,
veniva letteralmente interpellato. Si trattava di un errore? Fatto sta che il nome di Gray appariva in fondo a una lunga lista di designati. A mia figlia Esteia, alla mia prima consorte Anna. Tali disposizioni erano protette dal segreto professionale, ma il notaio, che pure aveva visto di peggio, era rimasto così turbato da un punto in particolare che ne parlò con Gray, benché un'indiscrezione del genere non fosse da lui. A una lascia le pareti, all'altra il pavimento. Bisognerà smantellare tutto, quel bel marmo, quel bel legno, ma chi lo farebbe? Era visibilmente scosso da quel vandalismo gratuito, da quello smembramento perverso intimato dall'oltretomba. Perfettamente nello stile del defunto, stabilì Gray. Omissione o partito preso, la riga di testamento che lo riguardava non rispettava la forma canonica. Gray, lei sosterrà di aver distrutto ogni cosa, mentirà. Non sono sicuro di saperne di più. Collezione Castiglioni? Gray si sentì chiamato in causa, capì immediatamente a cosa alludeva il morto. Del resto era da tempo che costui non lo degnava di una frase compiuta. Nell'ultimo periodo i loro scambi si erano limitati a grugniti ironici e sguardi sornioni. Gray prese la sua riga di eredità, o la sua eredità di una riga, che poi è la stessa cosa, e partì. Allora, come potete aver capito anche da queste poche pagine che vi abbiamo letto, la trama di questo libro è molto difficile da descrivere. Qualcuno potrebbe dire che la trama di questo libro non c'è, o comunque non è la cosa più importante. Secondo il mio punto di vista, sta al lettore ricostruire la trama di questo libro, perché il tempo cronologico non è rispettato, perché ci sono incursioni di altre storie che rientrano nei vari capitoli. Comunque adesso ce ne parlerà Yakuta, tenterà di spiegarvi la trama e i personaggi principali del libro, tenendo ben presente che appunto non questo libro parla di questo, ma anche di tanto altro. Sì, All'inizio ci sono tre personaggi che sono tipici del giallo. C'è la moglie, la bionda, Anna, il suo marito, ex marito, John, il primo morto della storia, e poi l'amante, il ragazzo Gray, che è forse americano, che è arrivato a Parigi dopo un accidente un po' misterioso e che si è innamorato di lei, di Anna. Questo è il triangolo tipico si dice, sì, tipico del giallo, ma le cose si complicano dopo. Le cose si complicano dopo. Dopo, io volevo scrivere un giallo non parodico, ma ironico, senza omicidio, senza inchiesta, così dice, dai, aiutami, senza indagini. O allora senza enquête concrète. O anche senza indagini concrete. Tous les éléments les plus concrets, les plus typiques de cela sont remplacés par une espèce d'enquête humoristique et métaphorique. Ok, quindi tutte le indagini classiche di un thriller, di un poliziesco, vengono sostituite invece da indagini, diremmo, ironiche. Quindi è la collezione che di volta in volta sostituisce il colpevole, la vittima. L'unico delitto è la distruzione, ma la distruzione temporale dell'amore, delle storie d'amore
e anche dell'arte. Arte e amore sono forse sinonimi in questo romanzo. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué. È per questo che è complicato. Perché tutto è reversibile, cioè ogni cosa poi alla fine può diventare l'altra. E dunque l'amore di Gray per Anna diventa anche l'amore per questa collezione. E tutto questo però mantenendo, volendo mantenere la passione per il romanzo, per il poliziesco, per il... Ed è anche per questo che la collezione in cui rientra il libro di Yakuta si chiama Bipolar, nel senso che Bipolare è il suo poliziesco è caduto bene perché è esattamente come il titolo della collezione, della collana Bipolar. Yakuta ha già praticamente risposto alla domanda che era appunto sul genere del polar, che tu prendi tutti i cliché tipici proprio del polar, lì esasperi, li ribalti e crea anche l'effetto comico, no? Un po' comico quando si legge, e hai già risposto perfettamente alla domanda adesso come ci eravamo messe d'accordo, ma come vedete è andata benissimo così. Allora, visto che appunto ha già accennato Yakuta anche al rapporto che c'è in questo libro tra l'amore e l'arte, e in un certo senso direi che poi tu mi dirai se è così, però vari capitoli di questo libro si chiamano conservazione, appunti sulla conservazione, ce ne sono vari. E la conservazione in un certo senso direi che lega, no, l'amore e l'arte. E vi leggo un pezzettino che secondo me può chiarire quello di cui stiamo parlando, che vi vedo alcuni un po' perplessi, però provo a chiarirvi così. I formati cambiano, diventano obsoleti e illeggibili. Un nastro magnetico ha una speranza di vita di qualche decennio, un'inezia. Le pellicole cinematografiche in acetato di cellulosa, che hanno sostituito quelle altamente infiammabili in nitrato di cellulosa, trasudano gas tossici. Le immagini diventano fucsia. Generalmente i primi ad alterarsi sono i colori. Virano al seppia, sbiadiscano, fluttuano. Come arrestare questa dissipazione? Il tempo distrugge tutto, con un'inventiva e un'abbondanza di mezzi tali da tenere scacco la mente più creativa. Eppure la conservazione rimane un istinto. Ma che cos'è un'opera sottratta agli sguardi, messa al sicuro? Il segreto è un'arte? E la scomparsa? Yakuta, ci puoi parlare un po' della lingua che usi in questo libro, che è sicuramente una lingua erudita, però che a volte va anche, diciamo, un po' nel parlato, una lingua molto fluida, soprattutto per i dialoghi, no? E, però chiaramente si vede che c'è una erudizione, una documentazione quando tu scrivi, soprattutto quando parli di determinate cose. Ci puoi descrivere questa tua documentazione, questa erudizione? Ci sono dei passaggi che sono abbastanza eruditi, effettivamente, in cui si parla dell'arte e della scomparsa delle opere. Non bisogna nello stesso tempo averne paura, però. Perché sono io che ho fatto tutto il lavoro. E quindi di ricerca e di comprensione. E tutto è passato attraverso un filtro molto, molto comune, che quindi facilita. E quindi ci sono due voci, principalmente la mia e poi, appunto, tra parentesi, quando si legge il libro si capisce che è un'altra voce. Questo ve lo aggiungo io.
ci sono insomma voci ovviamente di un personaggio che c'è stato e che però è morto, che era uno scrittore. E quindi prende un po' alla volta, si impossessa della storia. Si ritrovano dei testi che lui ha scritto per sua moglie. Okay. Quindi c'è molto di fantastico in quello che c'è scritto, e c'è soprattutto questa storia che questo romanziere fa ritornare, della storia che lui racconta a sua moglie. Sì, e volevo tornare su quanto diceva Luciana all'inizio, cioè sull'impossibilità di raccontare il libro. Perché è impossibile anche per me. Perché è impossibile. Tutto è chiaro. Sì, insomma, per lei è tutto chiaro nella sua mente. Pronto? Mi sentite? E ne abbiamo parlato molto di questa cosa, perché anche fare una presentazione appunto risulta poi difficile se la gente vuole capire cosa c'è scritto in questo libro. E io, per tentare di spiegarvelo, vi parlo di delle critiche che sono state fatte, perché oltre a grandi elogi che Yakuta sa di aver ricevuto, alcuni giornalisti hanno criticato questo libro. E io volevo sentire proprio la risposta di Yakuta a queste critiche. Per esempio proprio su Alias, Carlo Mazzagalanti, che se fosse qui piacerebbe parlarci, diceva che questo romanzo è troppo cerebrale, è un romanzo costruito e quindi secondo lui manca di ispirazione, manca di sentimento, è un romanzo molto freddo. E io in realtà tutte queste cose le condivido, perché è così questo romanzo, è un romanzo metaletterario, perché all'interno troverete tanti livelli di lettura. E come dicevamo anche con Yakuta, implica, come secondo me tutti i libri che meritano, che il lettore si sforzi di ricostruire eventualmente la trama e di capire i vari livelli di lettura. E adesso Yakuta, vediamo cosa ci può rispondere appunto a queste critiche. Ok, posso dire che per me queste non sono critiche, sono complimenti, perché io credo che la spontaneità della letteratura è un artificio massimo. Non c'è una letteratura spontanea, si è spontaneo, non è letteratura, non è arte, è la vita. Questa è la prima cosa. Poi io penso che lettori sono veramente intelligenti e possono fare un po' del lavoro di ricostruzione. Questo libro parla di distruzione, della perdita, e il lettore è celui che può sauver la chose. Il lettore è colui che può salvare il tutto. Quindi in un certo modo è impossibile da descrivere. Così come non si può descrivere una casa soltanto dall'esterno. E quindi è un luogo in cui bisogna entrare, perché il lettore deve scoprire. Voilà, uguale. Sappiamo che abbiamo poco tempo, volevo fare a Yakuta un'ultimissima domanda. Non so se avete visto, dentro ci sono delle magliette che vendono qui al FLEP. Diciamo che gli organizzatori hanno scelto degli autori come quasi
nomi tutelari di questo festival, come delle, insomma, dei loro fari in questa manifestazione. Allora volevo chiedere se Yakuta ha degli autori di riferimento, se invece questi autori cambiano nel tempo, se per questo libro tu hai avuto qualche autore che ti ha guidato. A me mi piacciono molto le magliette Cortazar e Bologna perché sono le mie preferiti, preferiti. Quindi si cambia molto, per cui per esempio adesso sei ok, c'era quindi Harry James che un po' alla volta è stato è stato ricoperto da altri autori come Bolaño, per esempio Pynchon, Cortazar. Tutti questi scrittori hanno un punto in comune, è che hanno un reale che passa attraverso un mistero centrale e che prendono tutto quello che possono dalla letteratura popolare al cinema, dai testi universitari, per cercare di avvicinarsi il più possibile al mistero centrale, e quindi li avvicina un po' anche alla poesia. D'accordo, grazie a tutti. Certo, giustissima domanda. E il libro l'ha tradotto Elena Sacchini, che non credo sia presente, ma sì. Mi è piaciuto, intanto è stata molto brava. Ho imparato l'italiano grazie a questa traduzione. Alla traduzione, sì, perché chiaramente penso tu l'abbia seguito, no? Perché poi il traduttore Elena Sacchini. Grazie a tutti quanti, grazie. I libri sono lì, se li